Amici, ben ritrovati. Siamo qui nel calduccio della cucina di Telegranda insieme al nostro amico chef Sergio Ballatore. Ciao, ciao Sergio. Ciao a voi. Vedo che dagli ingredienti hai preso proprio la strada, hai imboccato la strada senza ritorno della dolcezza. Sì. Perché oggi parliamo ancora di dolci, parliamo di una tortina carina, gustosa, ma soprattutto profumata, perché provate a farla e sentirete tutta la vostra casa con quel piacevole aroma di torta da forno. Stiamo parlando di una crostatina di mele al profumo di cannella, sì. Vero? Allora, partiamo subito con gli ingredienti, che come sempre sono semplici, facilmente reperibili, probabilmente li avrete già anche in casa vostra. Partiamo dalle due uova classiche, perché quando si fanno torte sapete che le uova non possono mancare. Poi, ecco, questo forse è l'ingrediente più difficile da trovare, il fumetto. Il fumetto, che non è altro che farina di mais macinata più fine, che quindi diventa proprio impercettibile, quasi come lo zucchero a velo. Però, se proprio non riuscite a trovare il fumetto, mi diceva Sergio, potete sempre virare sulla farina di mais tradizionale, sì. Quindi non cambia nulla il sapore, è poi più o meno simile. Siamo a 150 grammi di fumetto. 150 grammi. Lo zucchero non può mancare, 200 grammi di zucchero, sì. 350 grammi di farina bianca. 350 grammi di burro, perché quando si deve fare il dolce lo sapete che il burro è anche necessario, una bustina di lievito, una bustina di vanillina, poi abbiamo, per quanto riguarda il ripieno, sì. La cannella sbriciolata qua, una mela, come vedete, e dello zucchero per poter fare cuocere rapidamente la mela con la cannella e lo zucchero. Allora, come procediamo, Sergio? Procediamo nell'impasto. A fare l'impasto. E questo è il momento in cui Sergio si sbizzarrisce di più con le sue abili mani. Mettiamo i 350 grammi di farina bianca, i 150 grammi di fumetto, i 200 grammi di zucchero. Sì. E cerchiamo di mettere tutto insieme. Poi lievito, una bustina. Una bustina di vanillina e mettiamo proprio tutto insieme, sì, tutto senza insieme. Problemi. Ecco, voilà. E qui abbiamo già tutti gli ingredienti iniziali. Poi facciamo la solita, se ricordate le nonne che lo facevano, sì. No? Scavate nel centro, fate la piccola fossa e buttate dentro le due uova. Eccole lì. Voilà. E adesso. E poi c'è tutto il burro. Questa bella quantità di burro. Che tra l'altro, se lo lasciate un po' fuori frigo, diventa un po' più morbido. Un po', è più semplice impastare. Ecco, poi il vostro lavoro che sta facendo adesso Sergio diventa un po' più facile. Come vedete, il burro piano piano diventa un collante insieme all'uovo per quanto riguarda la farina, le varie farine, lo zucchero, lievito e la vanillina. E adesso si manipola. Guarda, gioca. Che qua sta uscendo, ecco, qua sta uscendo un po' di uovo, vediamo di recuperare tutto quel che c'è e intanto l'impasto comincia a rendersi leggermente più solido. Ecco, quando fate questo lavoro non dovete avere paura di sporcarvi le mani. Direi di no. Perché sennò veramente il risultato non ci sarà. Intanto Sergio continua ad impastare e vediamo poi le fasi successive. La consistenza sia perfetta. Perfetta. Adesso hai preso la velina. Sì, la velina perché adesso dobbiamo ovviamente l'impasto farlo riposare, vero? Perché adesso è troppo sì. Morbido. Quindi si mette dentro una velina. Sì, e si lascia per un'ora e mezza nel frigo. A riposare. Voilà. Intanto noi facciamo. E intanto noi dobbiamo fare che cosa? Il ripieno della crostatina. Perfetto.
Bene, l'impasto sta riposando in frigo. Noi iniziamo a preparare quello che sarà il ripieno della torta, perché è una crostatina un po' speciale. Non è quella dove voi vedete direttamente la mela sopra, no, è chiusa. Sì, chiusa, la facciamo fatto chiusa. Una crostatina chiusa con il coperchietto. Adesso vedete come si fa. Intanto ho preso una mela, vedete, di dimensioni normali. Sì, sì, sì. Si taglia la mela, puliamo, togliamo il torsolo. Io intanto qua cosa faccio? Accendo. Allora, accendi lì. Accendo. Ecco qua, accendo. Accendi, il fuoco, metti. Metto mezzo zucchero. Sì, un po' di zucchero, perfetto. Va bene, così. Ok. Poi la cannella, che ricordate era uno degli ingredienti dell'inizio. E poi aspettiamo la mela. Guarda, di Sergio. Per velocizzare puoi aggiungere un po' di acqua. Un po' di acqua, perché sennò rimane. E serve anche per fare insaporire prima. Sì. Voilà. Perfetto, io intanto sto tagliando. La mela, come vedete, la sta tagliando molto sottile, sì, perché in questo modo facciamo veloce. È molto veloce. Ecco, anche voi a casa riuscite a farla cuocere rapidamente. Che profumo di cannella, subito l'odore. E lo facciamo cuocere per 5-6 minuti, anche perché sono tagliate molto sottile, quindi ecco, quindi dovrebbero essere, sì, poi man mano si asciuga l'acqua, quindi poi si rapide vede nel cuocere. Ecco, ricordate di mantenere il fuoco vivo, non ovviamente il fuoco basso, perché in questo caso devono cuocere a fuoco veloce. Arriva dalla pentola dove c'è la mela che sta cuocendo. Intanto Sergio ha tirato fuori la mattonella della pasta dal frigorifero e adesso la si sta accingendo a stenderla col mattarello per poi comporre la famosa crostatina di mele. Ecco, naturalmente usate sempre un po' di farina per non far sì che si attacchi. Perfetto, vedi che la lasciamo un po' più, un po' più spessa. Ecco, okay. non stendetela troppo sottile. Prendiamo la formina. Prima, il fantastico. Stacca facile. Poi schiacciamo. Eccolo lì. Togliamo quello in eccesso. Come sempre, come giocare con la sabbia con i bambini, si mette giù, va là. Perfetto. E adesso questo è il contenitore che sta aspettando di essere riempito. Possiamo prendere. Possiamo, sì, sono cotte? Sì, sono belle caramellate. Sono belle caramellate, c'è anche il profumo di cannella. Insomma, siamo perfetti. A questo punto si prende la mela, le fettine di mela, ecco, vedete? E si mettono all'interno della tortina, togliendo ovviamente i rametti di cannella, perché avevano l'unica funzione, quella di profumare. Voilà. Mettiamo ancora o? No, direi che va bene. Basta. Perfetto. Adesso prendiamo questo. Adesso con il tondino si fa il coperchio. Ecco qua. Questo è il coperchio di pasta da mettere sopra. Fate attenzione a chiudere bene. Sì, schiacciare bene in modo che sia ben sia bello aderito. Chiuso ai lati, ai bordi. Ecco qua. Perfetto, è il nostro tortino. Il nostro tortino, che è la crostatina di mela, il profumo di cannella, è pronta. A questo punto cosa si fa? Questo forno si inforna a 170 gradi. Ti ho fregato. Mi hai fregato. 170 gradi per 15 minuti. Un quarto d'ora.
Okay. Allora, vogliamo provare, vediamo poi il risultato. A fra poco. Passato. Vediamo il risultato, siamo tutti ansiosi di vedere la crostatina di mela come è venuta, eccola qua, calda, calda, brucia, attenzione, ma tu hai le mani d'amianto, eccola qui, oh, ce l'abbiamo fatta, questa è la crostatina di mela al profumo di cannella. Perfetto, adesso come vedete esternamente è una torta, ma dentro c'è un cuore morbido, vero? Cuore morbido, sì. Questo è l'aggeggio che prima o poi riuscirò a farmi regalare da Sergio, perché mi piace troppo quello che fa le stelline. Un giro di zucchero a velo. Bala. Perfetto. E questa è la nostra. Questa è la tortina che potete presentare in casa vostra. Se poi non avete ovviamente il piatto rettangolare di vetro, ma anche un piatto rotondo, insomma, se è ben presentata, si può anche mettere vicino qualche... non so, addobbo... Sì, ma ad esempio se uno avesse... Di frutta. Sì, della frutta fresca, queste cose qui, si può aggiungere... Si può sbizzarrire in qualsiasi modo. Va là. Quindi usate anche un po' di fantasia e proponete questa tortina di mele al profumo di cannella. Ricordate ancora gli ingredienti facilissimi, due uova... 150 g di fumetto, cioè farina di mais, ma se non avete la farina di mais fumetto potete usare la farina di mais tradizionale, 3,5 di farina bianca, 3,5 di burro, la bustina di lievito, la bustina di vanillina e 2 di zucchero. Perfetto. Mettete tutto insieme, impastate, rimpastate, fate riposare in frigo per 1 ora e mezza, riprendete la pasta, nel frattempo pentolina, una mela, ne basta una, sì, tagliate a fettine sottilissime, mettete un po' di zucchero, un po' di acqua, la mela e della cannella sbriciolata a pezzetti, fate rosolare fin quando la mela la vedete che ormai insomma è morbida ed è cotta, prendete lo stampino, mettete la pasta ovviamente tagliata all'interno dello stampino, fate il cuore di mela, cioè prendete queste mele dal pentolino, le mettete dentro, chiudete con un coperchio sempre della stessa pasta in forno a 170 gradi per 15 minuti, dopodiché avrete questo risultato. Buon pranzo, cena, merenda, tè con le amiche, insomma questa è una tortina che può andare bene per tutta la giornata, anche per colazione, perché no? Perfetto. Grazie Sergio, ci vediamo alla prossima settimana. Cari amici, ben ritrovati dopo la cucina, siamo di nuovo anche nello studio di Telegranda a parlare ancora di ricette, ma soprattutto a parlare del valore calorico, energetico per il nostro benessere di queste ricette che vi proponiamo insieme allo chef Sergio Ballatore. Insieme con noi adesso a parlare ovviamente di salute abbiamo il nostro dietologo di fiducia, il dottor Giuseppe Malfi, direttore della struttura complessa di dietetica e nutrizione clinica dell'ASO Santa Croce Carle di Cuneo. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, anche oggi andiamo dritti verso una ricetta che insomma paga i golosi, un po' meno chi vuole tenere a freno le calorie, ma come ormai abbiamo capito il nostro dietologo è anche amico dei dolci. In misura giusta, però. Moderatamente. E parliamo di questo tortino di mela e cannella. Ecco, tortino di mela e cannella che insomma fra il panorama dei dolci della golosità già tiene un profilo un po' più basso, devo dire. Decisamente. Perché abbiamo la frutta. Assolutamente, c'è la frutta, quindi insomma la frutta è prevista come assunzione alla fine del pasto, quindi almeno dal mio punto di vista, perché molti preferiscono e suggeriscono l'assunzione di frutta in altri momenti della giornata. Io la suggerisco alla fine del pasto e quindi se qualche volta invece del frutto crudo passiamo a un frutto cotto con un po' aromatizzato, di direi che può andare bene. Che può andare che bene. Può andare sì, bene. Poi... Allora, quindi quando volete appagarvi anche dal punto di vista del dolce, se scegliete i dolci a base di frutta, non è che mettete in pace la vostra coscienza, ma un pochino alleggerite insomma il fabbisogno calorico della giornata, perché il peso diventa un pochino più sopportabile.
Sempre le regole valgono anche in questo caso, che il dolce bisogna tenerlo con il centellinarlo al millimetro, soprattutto una volta sola nella giornata, cercate di limitarvi, qualche volta fate un fioretto, ecco, perché poi capita, a me non era mai successo, dottore, di fare un fioretto, mi è capitato di recente, ho provato, in effetti se uno entra nell'ordine di idee di dover fare il fioretto, poi rimane schiavo di se stesso. E non sono riuscita a fare il fioretto proprio per tutti i dolci, ho fatto un fioretto speciale su misura, su misura, mi sono lasciata solo i biscotti secchi, per il resto no, ci sono riuscita, sono rimasta per 38 giorni senza mangiare un dolce morbido, solo biscotti secchi, è vero che poi alla fine di biscotti secchi ne mangiavo parecchio. Un dolce molto semplice, senza crema, senza panna. Senza cioccolato. Sì. Quindi provate a mettervi anche un punto d'arrivo, di dire voglio cercare di disintossicarmi un po' da questo inserimento di dolce eccessi. Nella dieta, quando si arriva un po' all'eccesso. E vi posso dire che addirittura quando ho avuto il via libera, perché era finito il periodo del fioretto, non mi sono lanciata sui dolci con questo trasporto come avrei immaginato all'inizio. Non è più successo, sì, se c'è si mangia, però ho frenato un pochino questa smania. Sono d'accordo del con dolce. Lei. Quindi funziona, potrebbe consigliarlo ai suoi pazienti. Ma infatti quello che forse ho detto anche in un'altra puntata, che bisognerebbe un po' mirare sulla sobrietà del cibo, cioè evitare di fare delle cose troppo complicate, buttarsi su quote, su porzioni troppo esagerate, ritrovare un pochettino quella parsimonia che forse si aveva una volta anche per altre motivazioni, ma e che potrebbe fare solo bene. Ecco, provate a mettervi anche delle tappe, e dire magari questa settimana provo a trattenermi dal divorare, insomma, torte a tutto spiano, provate, vedete. Almeno per i divoratori, perché per i divoratori. È possibile che non ce ne siano. Però, insomma, anche questa torta, questa crostata, questa tortina, insomma, che abbiamo presentato, è una tortina innanzitutto la porzione ridotta, quindi voglio dire, non è sicuramente una grande porzione, e soprattutto ha la mela, che appunto fa bene perché è frutta, c'è la cannella. Ecco, e qui vorrei aprire un attimo una piccola parentesi sui sapori che possono essere aggiunti per dare quel valore aggiunto, quel quid che poi si ricorda, perché poi noi mangiamo, consumiamo cibo anche per ricordando dei sapori, no? Certo. E il fatto di usare delle spezie, degli aromi, a volte ci aiuta anche a consumare meno cibo. D'altra parte i nostri sensi gustativi sono lì appunto per quello, ecco, un po' per difenderci dagli alimenti non commestibili, un po' per sentire il piacere del cibo che mangiamo, ecco. Poi questo piacere poi talvolta finisce per essere quasi forse enfatizzato, però in realtà la gratificazione dei sapori è un elemento molto importante anche dal punto di vista psicologico, quindi concordo con l'opportunità di arricchire di sapori i propri pasti. Ecco, lei ha parlato di piacere, parliamo un attimo di come affrontare il momento del pasto, il cibo. È vero che il cibo è convivialità, è piacere anche di stare insieme con le persone amiche, di condividere delle cose insieme ad altre persone, è piacere e gratificazione anche perché ovviamente se consumiamo un cibo che ci piace, che ci appaga, ci dà soddisfazione, però dobbiamo non dimenticare che noi ci mettiamo a tavola per mangiare perché dobbiamo dare il carburante al nostro corpo, certo. E quindi mangiamo per vivere. Si sposano i due elementi, ecco, quello della necessità. Come si riesce a mantenere questo equilibrio? Quando lei ha un paziente che si presenta e che capisce che è molto squilibrato, e cioè un edonista a tavola, come fa a farlo ritornare sui binari? Beh, dipende sempre da quelli che sono gli aspetti, diciamo, sottintesi al suo edonismo. Nel senso che ciascuno di noi ha delle sue caratteristiche peculiari, per cui bisogna un pochettino stare a studiare che cosa c'è dietro a questi aspetti che cercano forse in maniera un po' eccessiva i sapori e il piacere nel cibo. Talvolta
Talvolta ci possono essere degli aspetti difficili da riconoscere, almeno dal nostro punto di vista. Possono esserci anche dei risvolti psicologici importanti, soprattutto quando poi questi atteggiamenti un pochettino forse deviano su, come poter dire, quasi dei disturbi quasi del comportamento alimentare. Ecco, quindi insomma bisogna cercare di... credo di assumere anche una certa consapevolezza quando ci si siede a tavola dei propri limiti nel cercare di porre, ecco, il cibo nel giusto equilibrio della nostra vita quotidiana. Nella se, giusta dimensione. Ecco, certo. Se c'è qualche squilibrio forse, e se non si riesce da soli a riequilibrarlo, magari bisogna interpellare uno specialista che possa darci una mano, perché a volte nell'affrontare la problematica cibo c'è bisogno proprio di comprendere, di capire, di usare i neuroni, non soltanto lo stomaco che dice ho fame, ecco, non c'è soltanto questo, lo stimolo dell'appetito è uno stimolo atavico, penso naturale, e venga fuori, però noi lo viziamo con tanti altri pensieri che vengono fuori, certo. Lo mutuiamo attraverso altre esperienze della vita e qualche volta queste esperienze non sono assolutamente corrette con l'alimentazione, quindi con quello che richiediamo dal cibo. Io direi che insomma chiudendo una crostatina alla mela quando proprio ci sentiamo in vena di dover aggiungere un po' di dolce alla nostra vita, il dietologo ce la può concedere, sì. Ha detto crostatina? Una crostatina, una tortina. Ah, una tortina. Sì, ah, non cambia nulla, sempre tortina con la frutta. Però ecco, finché c'è la frutta, se proprio bisogna peccare, provate con la frutta, poi se proprio non vi basta, allora concordo. C'è sempre qualche cioccolato e qualche crema che vi aspetta, se ne può però parlare. Sappiate poi che magari per qualche giorno dovrete essere dei monaci a tavola per cercare di equilibrare un pochino la vostra troppo. Tendenza al dolce. Grazie, grazie anche per oggi al dottor Malfi, ci vediamo come sempre la prossima settimana.